Signori, ben ritrovati. Real Sociedad 1, Inter 1. Ancora senza voce reduce da sabato, non tanto per la partita, ma per una questione di influenza, tra virgolette, per quello non sono riuscito a fare i video i giorni successivi al derby. Derby che evidentemente ha portato via delle energie sia fisiche che mentali, come stava dicendo il buon Frattesi nell'intervista che sto guardando adesso su Prime, ma poi dopo spegnere perché sono a fare riflesso lì. E una partita che il primo tempo mi ha lasciato, cioè praticamente non mi ha lasciato nulla, perché secondo me l'Inter non è di fatto entrata in campo, cioè un errore di Bastoni, non da lui, per carità, nella carriera di un calciatore può succedere anche a dei giocatori forti come Bastoni di incappare in un errore del genere. Si era anche un po' scaldato dopo in certe situazioni, un po' innervosito, ormai la cagata l'avevi fatta. E quindi devi star lì con la testa. Stasera, primo tempo, c'è la Real Sociedad pressa in una maniera allucinante, ci sta addosso in una maniera allucinante e non riusciamo praticamente a fare niente, non riusciamo a ripartire come sappiamo fare, non riusciamo a impostare il gioco, non riusciamo. Il primo tempo praticamente è stato nullo. Devo fare veramente i complimenti però a questa squadra, la Real Sociedad, perché ha impostato la partita in una maniera quasi eccelsa, perché cioè, se l'avesse portata a casa sarebbe stato un capolavoro, però non ci sta contro una squadra contro cui sei più forte. Ci sono tanti fattori da considerare. Se nel derby c'era poco da parlare per un 5-1 netto, per una grande prestazione di tutti, stasera cioè, si può parlare tranquillamente dei singoli. Sommer ci ha salvato in tantissime occasioni, gran partita di Sommer. Che se non si prende un 7 in pagella, forse 7 e mezzo, cioè ha fatto un miracolo su Oyarzabal dopo l'1-0. Se fossero andati sul 2-0 loro sarebbe stata secondo me finita, perché stasera l'Inter non ne aveva per niente, veramente una partita che mi lascia poco, mi lascia veramente poco. Spero sia un episodio isolato, ho una mia opinione, ma dopo ve ne parlerò. Difesa Bastoni fa quello che ha fatto, fa questo errore veramente gravissimo che insomma, gli costa almeno il 5 in pagella sicuramente. Pavard bene, Pavard è riuscito a contenere abbastanza bene sulla sua corsia, mi pare avesse Richa Balè, come cacchio si chiama, giocatori che si scoprono sempre in queste serate qui, no? Di Champions, in questi gironi un po' esotici, un po' con Real Sociedad, del Salisburgo che mi pare che abbia vinto dal Benfica. Che quindi poi si vanno a creare delle situazioni di classifica tutte un po' particolari. Pavard bene, De Vrij bene anche lui, abbastanza bene anche lui. Centrocampo Barella, io questa sera veramente Barella gli do 4,5-5 perché non. Stasera Barella male. Cioè, Barella secondo me non è ancora in condizione. Contro il Milan è bastato un Barella da 6-6,5 e anche in altre prestazioni col Monza, piuttosto che la Fiorentina, non è mai stato un Barella da 7. Quindi o se l'ha preso in una delle tre mi è sfuggito, delle tre partite antecedenti, quindi al derby, però Barella secondo me non è assolutamente in condizione. Mkhitaryan anche lui stasera secondo me ha accusato parecchio la doppietta, insomma fisicamente è stato provato dal derby anche lui. Come tutti, Aslani ci ha provato a impostare ma ovviamente non è Calhanoglu. Aslani secondo me, io vedo, stravedo cioè, per Aslani perché secondo me è un grande talento. Però dovrebbe avere l'opportunità di giocare più spesso con Calhanoglu quest'anno. L'anno scorso con Brozovic ovviamente non era facile, l'anno scorso ne aveva due da scalzare perché poi Calhanoglu ha preso il posto di Brozovic, quest'anno se è dura anche il suo scalzare Calhanoglu. Dumfries, croce e delizia perché fa delle cose veramente, se era una partita da Dumfries proprio, una partita di dove lo guardi fa delle cose, cazzo. Cioè, Django, bene, bene, poi dopo lo vedi fare delle puttanate apocalittiche e quindi dopo lì ti rendi conto di che cos'è Dumfries. Non era un fenomeno prima e non è un fenomeno neanche adesso. Cioè, non è che si è evoluto, magari un po' più lì con la testa, ha alzato un pelino il livello, però non era un fenomeno prima e non è neanche un bidone adesso, nel senso, cioè, è quella via di mezzo lì Dumfries. Ti devi accontentare, sai chi è, sai che cos'è e quindi è così. Sulla sinistra Carlos Augusto, in realtà Carlos Augusto secondo me ha due facce.
fa una partita abbastanza anomala, abbastanza anonima, come tutta l'Inter. Poi quando entrano i cambi, i vari Thuram, Di Marco, l'entrata di Di Marco l'ho agevolato tantissimo, perché poi ovviamente Di Marco fa il terzo centrale, fa il centrale di sinistra, e riesce però quindi a interscambiarsi con lui e a creare diverse situazioni in cui riesce anche a lanciare Carlos Augusto negli spazi. Poi è chiaro che è calata la Real Sociedad. In attacco Arnautovic, cioè, allora io ho una mia opinione, cioè, come riserva ci può anche stare. Strapagato, 10 milioni, vabbè, non si trova di meglio. Però io ho una mia opinione, secondo me dei quattro, o meglio, restringiamo delle due riserve, quindi lui e Sanchez, avevo la sensazione che lui potesse trovare meno spazio, comunque magari meno rispetto a Sanchez, non lo so, questo poi sarà da vedere, ma che avrebbe fatto più fatica di Sanchez, non tanto in termini di gol, perché magari ne farà di più, non lo so, ma in termini di come dire, di dare quel qualcosa alla squadra, perché stasera secondo me Arnautovic è stato un paracarro, quindi chiaro che anche lui magari non è in condizione, anche bello stazzato, bello fisico, ha anche la sua età, bisogna dirlo, perché ha 34 anni. Certamente non è il professore Edin Dzeko, e che quindi, anche perché sarebbe in comparazione Dzeko, perché se Thuram a questo punto sostituisce Lukaku, Sanchez sostituisce Correa, il gioco è quello lì. Lautaro, d'altronde, cosa succede? Devo mettere questa maglietta qui questa sera perché il grande campione, la maturità del grande campione, si vede nel magari non essere in serata come questa sera, per niente. Nel derby è riuscito a tamponare, a fare comunque entrare in tre gol dell'Inter. Questa sera gli capita quel pallone lì e fa gol. E quindi si prende poi la squadra sulle spalle, riesce a far recuperare il risultato che sarebbe stato catastrofico. Oddio, non è che sancisce qualcosa se l'Inter perde oggi lì in Spagna, però insomma, capiamoci che è andata grassa, ma molto grassa così, perché stasera ho visto veramente una brutta partita, una brutta, brutta Inter. Poi quando sono entrati, dicevo, i vari frattesi, Thuram benissimo, cioè Thuram stasera meritava anche il gol, è stato sfortunato in una azione con una grande falcata dove è scivolato che sarebbe rientrato sul sinistro. Frattesi che praticamente fa l'assist per il gol di Lautaro, bene anche chi entra, beh, Sanchez, ecco, il capitolo Sanchez, che l'ho visto, ragazzi, cioè, ormai ha la sua età Sanchez, però l'ho visto entrare, sì, avrà sbagliato due palloni anche lui, però smiste ancora bene il gioco, il trequartista lo interpreta bene. È chiaro che Sanchez si può ritagliare più spazi facendo anche quel ruolo lì, nel senso sostituendo un Mkhitaryan piuttosto che, e quindi è più agevolato rispetto ad un Arnautovic, parere mio. Perché Sanchez è il calcio, Sanchez ha i piedi, ha ancora un buono scatto nel breve e quindi è agevolato da quello. Dopo è chiaro che la Real Sociedad alla fine è calata, solo praticamente negli ultimi 12-13 minuti al massimo, mi aspettavo che calasse molto prima. Stasera hanno dato l'anima quelli lì, cioè quando verranno a San Siro poi voglio vedere se fanno il partitone come hanno fatto questa sera, perché sarà tutta un'altra cosa, più avanti noi saremo più in condizione, spinti dal nostro pubblico. E vabbè, diciamo che poteva essere una catastrofe e abbiamo tamponato. Quindi, adesso vi dico il mio parere finale. Ho visto un atteggiamento che l'Inter l'anno scorso metteva, quelle facce che l'Inter aveva e quell'atteggiamento che metteva in campionato. Nel senso, la Champions l'anno scorso sembrava l'obiettivo di quelli, proprio quello grosso, infatti siamo arrivati in finale, e c'era l'atteggiamento in campionato del lascio da parte il campionato e mi concentro tutto sulla Champions, su quelle partite secche, le coppe, le finali, la Champions. Non vorrei che quest'anno sia il contrario, perché vabbè che non è che pretendo che arriviamo in finale anche quest'anno, però diciamo che possiamo anche evitare queste puttanate qui, nel senso, accantono la Champions, finiamo in Europa League, se finiamo in Europa League è d'obbligo vincerla poi praticamente. Diciamo che se si può evitare, io eviterei molto tranquillamente. Quindi stasera abbiamo evitato una catastrofe, bruttissima Inter. Ditemi la vostra nei commenti, sempre Forza Inter naturalmente. Iscrivetevi, lasciate un mi piace. Per chi si è perso il video del derby, andate a vederlo su TikTok. Mi raccomando, seguitemi lì. E come sempre, vi saluto e ci vediamo alla prossima.